sento la coscienza che se ne va. Le fiamme dell'inferno non mi bruciano, la notte finirà, il tempo si fermerà per me. Perché il mio progetto sono io, perché gli altri progetti li adoro tutti, non dimentichiamoci poi che noi adesso parliamo di altri progetti, ma io suono con altri musicisti, in questi tipo La Maschera di Cera è un gruppo vero e proprio, io sono il bassista e compositore, ma non sempre, ma comunque ci sono anche altre persone che con me condividono questa cosa, lo stesso in altri tanti altri gruppi, Finisterra in primis. Il mio disco solista sono io totale, i musicisti gli ho detto io che cosa dovevano fare, non sono sceso a nessun compromesso e ho voluto fare il disco come lo volevo io. Sì, cioè, oggi forse un brano così è, diciamo, più rivolto a una generazione, no? Di... Quindi anni 90, questa era la linea, tra l'altro, questa è la generazione che... Io avevo 20 anni quando uscivo il mio disco, quindi va bene, è giusto così. Io ho trovato i Dream Theater quando uscirono una cosa straordinaria, nel senso che pensavo che finalmente è arrivato il gruppo che riesce a sdoganare il proprio, non solo per i soliti appassionati, dei Genesis, ma riesce a dargli una nuova veste, un nuovo singolo. E poi c'era la particolarità questa fantastica, che loro, oltre ad essere dei mostri, tecnicamente sanno quella cosa che dicevo io prima, sanno comporre delle belle canzoni, c'è un cavolo da fare. Io ringrazio tutti coloro che sono venuti e io soprattutto Fabio Zuffanti che ci ha dato la possibilità di trascorrere questa serata sotto il segno di una musica diversa e io direi che possiamo tutti partecipare a questa associazione perché è un valore aggiunto, diciamo, nella nostra città che forse può raccogliere idee nuove. La nostra intenzione è questa, la nostra speranza è questa, quindi spero che tutti quanti facciamo crescere la musica nella nostra città.